Varcate le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. Nella solennità dell'Epifania del Signore, il cardinale vicario Agostino Vallini ha compiuto il rito di apertura dell'ultima porta santa della diocesi di Roma, quella presso l'arco della torre del primo miracolo di Santa Maria del Divino Amore, la Madonna venerata nell'antica immagine, tanto cara ai romani, che la rappresenta in trono con Gesù bambino in braccio, sovrastati dalla colomba, simbolo dello Spirito Santo. La storia di questo santuario risale al 1740, sarebbe la data del primo miracolo. E un viandante, un pellegrino, si pensa che andava verso San Pietro, andava verso Roma e passando eh, qui dinanzi alla torre, che poi abbiamo detto la torre del primo miracolo, qui era una tenuta, un castello, un castello di leva, e mentre passava c'erano dei cani di randaggio, cani selvati, che, che li hanno assalito. Allora lui vedendo l'immagine eh, che stava nella Torre del Primo Miracolo, la Torre del Castello, ecco, la, eh, la Madonna del Divino Amore lì eh, guardando l'immagine ha chiesto aiuto e in quel momento i cani si sono eh, spaventati eh, sono spariti, in pratica sono andati nella, nella campagna perché qui era tutta campagna eh, romana. Ebbene, di quel momento, di questo semplice miracolo, lui si è sentito veramente aggraziato e si è diffusa il miracolo proprio da questo grido di aiuto alla Madonna. Circa cinque anni dopo è cominciato un grande pellegrinaggio a questo santuario. Cinque anni dopo hanno costruito il antico santuario. Il miracolo che diciamo, ha legato pienamente il popolo romano a questo santuario, è più vicino a noi, risale alla seconda guerra mondiale, alla grande guerra mondiale e lì in quel periodo Roma stava per essere invasa e allora il popolo romano ha preso questa icona, l'immagine della Madonna del Divino Amoria, Portato nelle varie parrocchie del centro di Roma. Eh, erano tanti i, i devoti, tanti pellegrini a chiedere la grazia alla Madonna, tra cui il Papa eh, Piu XII. E lì il Papa Pio XII ha fatto un voto eh, alla Madonna per la salvezza di Roma. E una volta avvenuta la salvezza di Roma, eh, a giugno del 1944, ecco che. Eh, da quel momento in poi i romani, riconosciuto questo grande miracolo, eh, si, si recano al santuario eh, initerutamente, dal primo eh, sabato de della, eh, della Pasqua fino all'ultimo di eh, ottobre. Diciamo che il Papa in quell'occasione ha fatto eh, tre voti alla Madonna. Il voto prima di tutto per la conversione dei Romani, che rinnovasse eh, il comportamento, rinnovasse la vita spirituale. Poi la costruzione di un nuovo santuario e ancora che ci fosse un'opera di carità eh, che rappresentasse proprio questo eh, ringraziamento e devozione alla Madonna del Divino Amore. È una cosa veramente meravigliosa. La devozione eh, dei Romani e non solo, ma di tutta la, la regione e anche internazionalmente. Eh, il santuario eh, vengono pellegrini da, da tutte le parti, dall'Europa, eh, ma ecco, soprattutto, da, da Roma, soprattutto di Roma, ma ecco, eh, i confini di Roma. Eh, diciamo è poco per contenere la devozione alla Madonna del Divino Amore ogni domenica dalla, dalle 5 del mattino nel periodo del pellegrinaggio appunto fino a, alla sera ogni ora c'è cioè la messa e è sempre pieno. Eh, come dice un cantico dei, diciamo, popolare de, dei Romani dei pellegrini del santuario dice la Madonna del Divino Amore fa le grazie a tutte le ore e così ecco che nel nostro santuario vediamo questa grande devozione, sono tanti gli ex voto che abbelliscono la, le mura, le pareti del nostro santuario, tanti voti di ringraziamento. I miracoli ci sono tantissimi, si possono vedere perché la gente fa questione di fotografare, fotografare i tanti segni. Una, una delle cose particolari del nostro santuario è la benedizione delle macchine, sembra una cosa eh, un po' folcloristica eh, e così devozionale, però è interessante proprio questo perché tutti quelli che vengono a benedire le macchine raccontano di eventi, di, di incidenti stradali dove loro sono usciti illesi invocando la Madonna del Divino Amore. O, comunque, con la certezza che avendo quella immagine ETA, avendo quella devozione, ecco, la loro vita è stata risparmiata. Fanno le foto di questi incidenti stradali, fanno le foto anche dei reperti medici e, e, a, e portano qui nel nostro santuario. Si possono verificare nelle, eh, nelle mura, nelle pareti del nostro santuario, perché loro anche, vogliono lasciare la loro testimonianza di amore alla Madonna, di ringraziamento per questi eventi tragici che sono successi e che poi sono conclusi bene. Maria, Madre di Misericordia, nell'anno della Misericordia bisogna venire a pregare ai piedi di Maria? Certamente di sì, certamente di sì. Eh, Maria è immagine e modello della fede. Maria è come... Vediamo, i Santi Vangeli ci indicano Maria come colei che praticamente motiva il primo miracolo del Signore, il primo miracolo di Gesù, che ha misericordia di quella famiglia che si trova in difficoltà. Maria è sollecita alle necessità dei fedeli e allora sì, è molto importante in questo anno della misericordia ecco, crescere nella fede, capire bene. Certamente la nostra devozione, in modo che non sia un devozionismo, ma che questa devozione ci possa aiutare a crescere nella fede. E Maria certamente per noi è un modello fondamentale di discepolo di Cristo, è lui il volto misericordioso del Padre e Maria ci indica, fate quello che vi dirà. E allora ecco, siamo proprio a queste parole di Maria. Eh, queste indicazioni, Maria ci dona il suo figlio Gesù. Maria è la madre di Misericordia, che è Cristo stesso. Che cosa significa aprire qui, in questo luogo mariano, in questo santuario, una porta eh, giubilare? Significa eh, dare al popolo romano una possibilità ancora in più, oltre alle quattro basiliche, oltre alla la porta della Caritas. Ecco, c'è la porta del divino amore. E riconoscere appunto la devozione del popolo romano alla Madonna, madre di misericordia, rifugio dei peccatori, porta del cielo. Come diceva il Santo Padre Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo, diceva: il santuario del divino amore è la casa di campagna della Madonna. C'è Santa Maria Maggiore al centro e poi c'è questa casa dove accoglie tutti i pellegrini. Allora l'importanza è proprio questa: che i pellegrini si sentono veramente a casa, si sentono accolti in questo santuario. Vengono veramente numerosi. Allora fare il giubileo qui al santuario, fuori del raccordo annulare, fuori delle mura di Roma vuol dire dare una possibilità ancora maggiore ai pellegrini di avere questa indulgenza. È un riconoscimento della Chiesa per quanto riguarda la devozione mariana del popolo romano. Che cosa significa venire ai piedi di Maria del Divino Amore? Che esperienze vede? Allora, per me, eh, come sacerdote, eh, è una realizzazione vocazionale. Servire a un santuario mariano, servire eh, i pellegrini, accogliere i pellegrini, cioè vivere proprio quella missione che è propria di Maria, cioè portare eh, i pellegrini a Gesù, portare i pellegrini a Gesù come Maria, cioè avere sempre come modello eh, la disponibilità, l'accoglienza di Maria. E, e allora ne, questo si vede in modo particolare nel sacramento della riconciliazione che è fondamentale per il giubileo, per acquistare l'indulgenza plenaria e allora lì nel sacramento della riconciliazione vediamo proprio la grande devozione alla Madre di Dio che chiama eh, tutti i cristiani, tutti i devoti alla conversione, a un rinnovamento spirituale. Poi una volta confessate che eh, vedere questi pellegrini che davanti all'immagine della Madonna si affidano, eh, si confidano a Maria tutta la loro vita e eh, poi il proponimento di una rinnova, un rinnovamento spirituale.